terza edizione della collaborazione che vede protagonisti i ragazzi del Benedetto Acquarone e i giovani dell'Entella. Si va in scena quest'anno per la prima volta al Parco Talassano. Cosa portate sul palco? Quest'anno portiamo un varietà molto vario, perché siamo vari noi. Questo è il titolo proprio dello spettacolo? Il titolo è Varietà non ci manca, perché abbiamo mille specialità. Cosa raccontate? Raccontiamo il mondo del calcio visto anche un po' con un occhio ironico. I giovani calciatori, le signore cosa pensano del calcio, eccetera, eccetera. Tutti sono coinvolti, ognuno fa la sua parte. Sì, tutti sono coinvolti e ognuno fa tre o quattro parti, perché poi ci sono sempre degli imprevisti, ci sono sempre qualche sorpresa, per cui abbiamo imparato tutte le parti di tutti. Come vi siete preparati, come è stata l'integrazione comunque tra i ragazzi, i giovani calciatori e gli ospiti dell'Acquarone? È stata buona, a dire la verità ci sono alcuni che sono già tre anni, alcuni sono già tre anni che fanno lavoro insieme ai disabili. I disabili invece sono dei consumatissimi attori, perché prima che arrivassimo noi già facevano teatro da soli. Dal campo ad un palcoscenico forse più impegnativo quello di questo pomeriggio. Eh sì, certo, c'è tanta attenzione anche qua, perché abbiamo tutte le cose, bisogna fare tutte le cose precisamente. Qual è il tuo ruolo in questo spettacolo? Io faccio prima il pagliaccio e poi faccio quello di Master Schiff, cioè sono il giudice. È stato dura prepararsi? Come vi siete affrontati e approcciati a questo appuntamento? No, ci prepariamo ogni lunedì pomeriggio, e poi abbiamo fatto delle prove qua prima della recita, i giorni prima della recita. Com'è lavorare con i ragazzi che comunque incontrate tutti i giorni nella struttura dove vivete? No, è bello, perché ormai ci abbiamo non solo un feeling solo qua col teatro, ma le vediamo spesso, ci scherziamo, parliamo, diciamo quello che facciamo ogni tanto. Tu da dove vieni? Io sono toscano, vengo da Bientina, provincia di Pisa. Come ti trovi comunque in quella che adesso è la tua casa? Questa è la mia casa, qua, questa è la mia famiglia, diciamo. Ormai sei un veterano, Roberto. Sono un veterano, ma siccome sono più emozionato per un'altra cosa, perché facciamo uno spettacolo e l'Entella ci dà questo ruolo. Poi ci fa dare gioia con i ragazzi, sono un po' dispiaciuto che hanno mandato a casa uno che si chiama Pasquale, ma adesso è ritornato da Napoli solo per noi, per fare questa recita. Noi lo ringraziamo e oggi viene il presidente e la moglie. E tu oggi cosa fai? Qual è il tuo ruolo? Io faccio il pagliaccio di gambero insieme a lui. Siete la coppia? E viene il presidente e sua moglie, siccome è andata, voi se va in pensione, io oggi chiedo la maglia e un applauso alla Guglia. Nel corso di questa stagione sei stato dato in prestito al Napoli, quindi maggior parte del campionato l'hai giocato in campagna, però oggi sei voluto essere qui presente, perché? Per i ragazzi e anche per tutti i compagni dell'Acquarone. Le prove come sono andate? Nel senso, a distanza sei riuscito comunque a prepararti per lo spettacolo? Sì. Ieri sono arrivato e abbiamo fatto le prove ieri, oggi siamo qui. Cosa farai? Cosa ti aspetta? Oggi farò un balletto con i miei compagni dell'Acquarone. Ci sarà da divertirsi, meglio il balletto sul campo o quello qua sul palco? Tutte e due, la stessa cosa. In coppia sul campo, ma anche sul palco, siete affiatati? Abbastanza. Sì, molto. Cosa farete oggi? Io parlerò in dialetto calabrese. Io farò uno spettacolo con un mio amico dell'Acquarone, recitiamo I Maghi Dementi. Ecco, voi da dove venite? Tu da dove vieni? Calabria, Vibo Valenzi. Napoli. Per voi qua, vivete qua il resto della stagione, comunque questi mesi avete vissuto, avete trovato una casa e degli amici comunque all'Acquarone? Più che amici, fratelli. La stessa cosa.
si sente un po' meno la nostalgia di casa, comunque è un impegno per voi essere qui. Sì, sì, ci troviamo molto bene, viviamo tutti bene. Sì, sì, comunque c'è stato subito un affiatamento con tutti. Sul palcoscenico con questi ragazzi è più facile comunque divertirsi e prepararsi. Sì, è più divertente, sono contento di lavorare con i miei amici, con gli amici dell'Entella, con i ragazzi. Sul palco che cosa fai oggi? Canto. Cosa canti? Una canzone di Celentà. Quindi hai anche insegnato a questi ragazzi a cantare, comunque no, loro giocano a pallone. Eh sì, loro giocano a pallone. Ma come sono, bravi, si impegnano? Si impegnano, sono bravi, simpatici. I ragazzi sono più emozionati a scendere in campo per una partita importante o qui oggi a calcare questo palcoscenico insolito? Beh, anche oggi è una partita importante per loro, non sono abituati, però loro sono abituati ad entrare in scena e quindi saranno concentratissimi. Dai. Però è stato un anno di prove. Le facevamo ogni lunedì, il lunedì non facevano allenamento e si dedicavano a questa attività ricreativa con i disabili, che è un'attività molto importante che li ha fatti sicuramente crescere in questo percorso. Molti di questi ragazzi vengono da lontano, da diverse parti d'Italia, qui all'Acquarone trovano comunque una casa che li accoglie e li accompagna anche nella crescita non solo sportiva. Sì, ecco, questo è il nostro punto di forza, perché noi siamo tutti, compreso io, viviamo fuori casa. E questa è una cosa che non è facile, sembra facile, è una vita bellissima, però è una vita difficile perché poi sei solo. Quindi, e noi cerchiamo di tenere all'Acquarone un ambiente più vicino alla casa, un ambiente sereno che si avvicini più alle mura domestiche. E questo è il nostro punto di forza, perché quando i ragazzi sono lì sono sereni e danno il meglio di sé. Chiaro che poi loro verranno giudicati fuori, sul campo, a scuola, nei comportamenti e in punto tra le nostre mura è il loro punto dove sono più sereni e tranquilli, al loro agio. Quindi è una grossa casa, quindi siamo tutti una famiglia. Allora, benvenuti a tutti a questo meraviglioso spettacolo messo in scena dai ragazzi dell'Acquarone e i ragazzi dell'Entella. Lo spettacolo è un varietà, quindi seguirà le regole del varietà e andiamo ad iniziare. Guarda, c'è Paolo. Ciao Paolo, come stai? E non tanto bene. Oh, mi dispiace. Cosa ti succede? Cosa? E mi ha lasciato la mia donna. Oh! Se n'è andata così? Eh sì, io dell'Inter e lei del Milan. La mia bella mora. Ma guarda, le donne sono così. Prima ti prendono, ti illudono e poi quando sono stufe ti lasciano. Lascia perdere. Vieni con me, andiamo a vedere l'Entella. L'Entella? Ma io sono dell'Inter. Io sono dell'Inter. Vabbè, allora. Scusi lei, dove va? Oh bella mora, lei, se non sbaglio, lei ha visto l'Inter Milan con me. Ma come fa lei? Sì, adesso gli applausi. Come hanno vissuto questa preparazione e questa attesa? Dunque, sì, è un lavoro che ormai portiamo avanti da 3 anni, quello di coinvolgere i ragazzi del convitto dell'Entella, i giovani calciatori, con i nostri ragazzi dell'area disabili del centro Acquarone, e questo è il terzo coronamento, diciamo, del lavoro annuale che ci vede impegnati tutti i lunedì a fare le prove teatrali. È diciamo, la recita, la rappresentazione teatrale è un mezzo per noi per comunque favorire l'integrazione, per fare comunque conoscere ai giovani calciatori che sono qui per coronare il proprio sogno di diventare un calciatore, vengono da ogni parte d'Italia, però per fargli capire anche che comunque nella vita c'è anche degli altri bisogni che non sono esclusivamente quelli di giocare a calcio, di studiare o di se stessi, ma che ci sono anche gli altri. Sono diventati amici comunque in questi mesi? Ma direi proprio di sì, anzi, basta guardarli un attimo nella rappresentazione, proprio l'integrazione ha funzionato, ecco, anche questa volta come anche le altre volte, come sempre. Ecco, i ragazzi della Corona ricevono tanto da questa esperienza, ma anche i ragazzi dell'Entella comunque a loro volta
si arricchiscono da questa esperienza. Credo che la parola sinergia richiami veramente quello che succede in quest'anno di lavoro. È sempre uno scambio reciproco, soprattutto di giochi e di voglia di stare insieme. Ecco, questa è la cosa principale. Poi c'è un lavoro importante, però sempre sostituito da voglia di giocare insieme. Ecco. Questo è fondamentale. Quanti ragazzi dell'Acquarone, gli ospiti disabili che comunque hanno partecipato, sono stati coinvolti? Più o meno direi una quindicina, ok? Sì, una quindicina di ragazzi. Alcuni poi invece non in frontalità, ma hanno aiutato nella preparazione delle scenografie, degli oggetti, eccetera. Chi magari non ha potuto partecipare in maniera così attiva ha lavorato dietro le quinte, diciamo. Complessivamente comunque è un segno di speranza per questi ragazzi e per chi comunque vive al Centro Benedetto Acquarone. Sì, noi speriamo sempre comunque di creare degli agganci con Chiavari, con le varie realtà, come storicamente succede con la nostra attività teatrale. Abbiamo cominciato 15 anni fa con le scuole e continuiamo comunque a cercare di portare i ragazzi dell'Acquarone in giro per frequentare le realtà chiavaresi, ecco. Ah sì! Ma siete italiani? Che sì, siamo italiani! Andiamo a giocare a calcio! Andiamo! Preoccupato per... No, sono giornate bellissime, è impossibile mancare a un evento così. Anche il teatro è un modo per rapportarsi con le emozioni e saperle gestire in qualche modo. Decisamente sì, questo è un aspetto molto importante del mondo Entella e sono veramente felice che i ragazzi facciano parte di una cosa del genere. Penso che dal punto di vista proprio educativo e di inserimento nel mondo è molto importante. Una grande festa per il terzo anno, si rinnova con uno scenario nuovo, il Parco Talassano, ma rimane sempre la voglia di divertirsi e di stare insieme. Sì, siamo veramente orgogliosi quest'anno per la terza volta di riuscire a presentare questa cosa, perché è un impegno che dura un anno intero, è difficilissimo portarlo avanti perché tutti hanno i loro problemi, le loro cose, ma riescono sempre comunque a mettere insieme una cosa che ci diverte, ci commuove, ci affascina e ci fa sentire tutti insieme, tutti uniti. I ragazzi vivono all'Acquarone lontano da casa, queste attività, lo stare insieme, nel condividere anche momenti comuni, li fa sentire un po' più a casa. Credo di sì, noi ce la mettiamo tutta per far sì che per questi ragazzi l'Acquarone sia una seconda famiglia, cerchiamo in tutti i modi di fargli mancare il meno possibile la vita di casa, comprese anche il senso della disciplina, del dovere, ma anche la partecipazione, la presenza, l'affetto di qualcuno che si cura di loro come di figli. Si diventa calciatori non solo sul campo, ma si cresce anche fuori dal campo. Sì, indubbiamente. Io sono convinta che questa loro vita insieme sia sotto certi punti di vista più dura e più impegnativa di quella che fanno i nostri ragazzi a casa, quelli che studiano, quelli che fanno altro, perché devono abituarsi a fare dei sacrifici fin da piccoli. Se a questo si aggiunge il senso della disciplina e il calore che può dare una famiglia, secondo me si quadra un po' il cerchio e si raggiungono dei livelli di maturazione e di crescita che poi si ritroveranno questi ragazzi se e quando faranno i calciatori davvero. Un modo questo di far vivere ai giovani una realtà, la realtà Entella, che non è solo sport, agonismo e successi a tutti i costi. Ma sì, questo rapporto con le persone ospiti dell'Acquarone è un rapporto antico che si rinnova ogni anno con questo spettacolo che è un modo
bello per far capire che con queste persone si può lavorare, si può collaborare, si può vivere assieme, che è un concetto che entusiasma i nostri giovani ospiti dell'Acquarone e calciatori. E quindi noi ci crediamo in questa cosa qua e la facciamo tutti gli anni e continueremo a farla perché pensiamo che sia un messaggio importantissimo dato alle persone disabili dell'Acquarone e alle loro famiglie. Un messaggio di speranza soprattutto. Un messaggio di speranza, un messaggio di amicizia, di vicinanza e del fatto che le cose possono andare avanti se si lavora assieme e si collabora con spirito di amicizia e di fraternità. Un giocatore cresce sul campo ma non solo, in questo caso l'Entella punta alla crescita al di fuori dell'ambito sportivo. Sì, noi non abbiamo esattamente in testa il modello dei calciatori e delle veline. Pensiamo che i calciatori siano prima di tutto uomini e che devono sfruttare le loro capacità tecniche, la loro forza mediatica per pensare alle loro famiglie ma per fare del bene anche alla società. E questo pensiamo che sia l'unico modo che salva il calcio, nel senso che il calcio deve vivere di cose belle, non di cose brutte come spesso è successo, e noi nel nostro piccolo lavoriamo per questo, ma mi pare che, lo dico con orgoglio e senza presunzione ma con realismo, mi pare che l'Italia si stia accorgendo di esperienze come la nostra, come quella del Crotone, come quella del Carpi, cioè di società, di provincia dove ci sono persone per bene che se ne occupano, che cercano di fare il loro meglio. Si rafforza questa collaborazione tra il centro Benedetto Acquarone e il villaggio del ragazzo nell'ottica di integrazione e di fare il centro sempre più una casa per chi ci abita e ci vive. Sì, le occasioni sono belle, intanto ci sono anche dei ragazzi di Castiglione, non solo quelli dell'Acquarone. Tutte le occasioni sono belle, da quelle abituali, quotidiane, nel senso che poi i ragazzi dell'Entella sono presenti lì sempre, tutti i giorni, ma queste occasioni servono a integrare in modo incredibile i nostri ragazzi, a farli sentire importanti, a farli sentire realizzati, a vivere un momento di festa, di gioia con la gente, di dare spettacolo in qualche modo, ecco, voglio dire, perché effettivamente è uno spettacolo, però davvero è proprio un momento di gioia che chiede preparazione, che chiede lavoro, quindi ringraziamo chi ci lavora. C'è tanta speranza in tutto questo? Sì. Ma diciamo che è la strada migliore, quella dell'integrazione, quella della diversa abilità che viene messa in campo e di persone che accolgono l'occasione per farla mettere in campo, per farla esprimere con affetto prima di tutto e poi con delle capacità indubbiamente anche artistiche e sceniche. Ci si diverte adesso, inizia lo spettacolo. Sì, direi di sì, ma il divertimento è proprio vedere la gioia dei ragazzi, la loro realizzazione, ecco, voglio dire, poi non saranno perfetti come interpreti, ma è secondario, per loro è sempre un'opera d'arte quello che fanno. Quest'inverno dove andremo non importa, la distanza a volte è solo un cliché, ma la mia barca segue il vento e non la rotta, ma se vuoi tu invece puoi seguire me. Un sogno che diventa realtà, quello di oggi qui al carcere di Genova Marassi. Come nasce tutto questo? Ma nasce da un sogno, esattamente, perché 5 anni fa avevamo deciso di costruire un teatro dentro un carcere, non era mai accaduto in Europa, e grazie veramente a tutti gli sponsor, a tutti gli amici, tutte le istituzioni che ci hanno dato una mano, dopo 5 anni abbiamo alle nostre spalle il teatro dell'Arco, un teatro totalmente in legno, con un
palcoscenico di 120 metri, è un perfetto teatro della città. Chi vi reciterà? Ma oggi, questa sera, la nostra compagnia, che è formata dai detenuti, più alcuni attori e attrici professioniste. E poi è un teatro aperto alla città, quindi chi vorrà venire a recitare, qui c'è uno spazio in più. Il teatro in questo caso ha una valenza di reinserimento sociale. Attraverso il teatro i detenuti sperimentano e comunque mettono alla prova se stessi, soprattutto. Certo, certo, per loro, moltissimi di loro non sono mai entrati in un teatro neanche da spettatore, salire, metterci la faccia, come dicono loro, è un'esperienza importante e educativamente forte. Quanti sono i detenuti che reciteranno questa sera? Allora, i detenuti che recitano sono 17, che è un numero altissimo, più tutta la parte scenografica, tecnica, tutte è stata realizzata anche da loro. E come si sono preparati? Si sono preparati con lunghi mesi di lavoro, con l'aiuto del regista e tutto lo staff artistico, che sono dei professionisti, con l'aiuto di Fuoriscena, che è l'azienda, la società che gestisce la parte più tecnica. Un segnale di speranza che parte proprio da qui. Un segnale di speranza che parte da qui e speriamo che vada avanti a lungo. Un'esperienza europea che arriva anche in Italia, un teatro all'interno di una casa circondariale. In questo caso siamo a Genova. Questa sera cosa verrà portato in scena? Ma è primo in Europa, è effettivamente così, nel senso che noi amiamo definire questo teatro il primo in Europa, che è stato costruito, appositamente edificato in un'area che è stata bonificata con la manodopera degli stessi detenuti. Quindi esistono tantissime carceri in Europa come in Italia, ma nessuno con questa caratteristica. Stasera lo inauguriamo con l'anteprima del nostro spettacolo, e si intitola Padiglione 40 ed è un adattamento teatrale del famoso film Qualcuno vola sul nido del cuculo. È stato adattato a una realtà italiana, infatti il Padiglione 40 era il padiglione degli agitati dell'ospedale psichiatrico di Aversa, che veniva definito l'anticamera dell'inferno. E per noi assume questa scelta un significato particolare, perché inaugurare un teatro in questo luogo con uno spettacolo che tratta di questo argomento ha un forte valore simbolico. Come si trovano i detenuti sul palcoscenico? Ma le fasi sono diverse, io dico sempre che il pubblico dovrebbe poter non soltanto vedere lo spettacolo, ma vedere quello che è il cambiamento dall'inizio alla fine delle prove. È ovvio che nessuno di loro molto spesso non solo non è mai salito su un palcoscenico, ma nella maggior parte dei casi non è neanche mai entrato in un teatro, e quindi il lavoro è molto, come dire, articolato, e si parte dagli semplici esercizi per cominciare a lavorare allo spettacolo, e i nostri copioni sono sempre inizialmente semplicemente dei canovacci. Poi, man mano che formiamo la compagnia, cerchiamo di far aderire le nostre storie, i nostri personaggi alle persone che lo devono interpretare, quindi creiamo dei caratteri un po' su misura, come degli abiti su misura per i loro interpreti. Che segnale di speranza parte oggi da qui? Beh, noi vogliamo che questo teatro, che sarà aperto alla città, sia proprio un luogo di speranza. Si chiama Teatro dell'Arca proprio perché si prefigge lo scopo di salvare più persone possibili. Noi, parallelamente all'attività teatrale, facciamo dei corsi di formazione per mestieri dello spettacolo, facciamo corsi per scenotecnici, per fonici, per illuminotecnici, che speriamo poi possano, una volta formati, trovare lavoro all'esterno. Abbiamo già avuto delle conferme, perché alcuni detenuti che hanno lavorato con noi oggi lavorano e sono stati assunti in ditte che fanno questo mestiere. Come vi è venuta questa idea? Ma è stata un'idea praticamente folle, un'utopia che pensavamo di non riuscire a realizzare. Invece oggi siamo qui a coronare un sogno grazie alla grande disponibilità ovviamente della direzione. Questo progetto è nato con il dottor Salvatore Mazzeo 10 anni fa, che ha portato avanti tutti questi anni, e oggi è stato concluso
grazie al lavoro anche della dottoressa Milano e ai finanziamenti dell'amministrazione penitenziaria, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Carige. È tutto un lavoro enorme di grande volontariato, grandissimo volontariato di tecnici che hanno seguito il progetto, un progetto difficilissimo. Un'arca, la leggenda narra che abbia salvato tutti gli animali presenti sulla Terra. Quest'arca chi vuole salvare? Allora, non pretendiamo di salvare nessuno, però sicuramente vuole essere un luogo dove è possibile ripercorrere un percorso di riappropriazione della propria identità e soprattutto della propria dignità. Qual è la valenza di un'iniziativa come questa? Sono molteplici, ecco, le valenze, nel senso che sia per gli ospiti della casa circondariale che al loro interno così imparano qualcosa di bello, di grande, anche dal punto di vista così personale, della crescita anche psicologica, sia per tutta la città, perché la particolarità di questo teatro è il fatto che è aperto alla città e quindi, e come abbiamo ascoltato anche nel messaggio del ministro, conoscere questi mondi aiuta a superare tanti pregiudizi, aiuta così anche un po' a capire gli altri, ma anche un po' a capire noi stessi, ecco. E quindi questa è una cosa molto importante. Poi la nostra diocesi da sempre si è dedicata così a una presenza abbastanza costante, sia con le associazioni, sia con la presenza di un cappellano permanente nelle nostre carceri, quindi è un investimento così anche pastorale molto importante. Anche ultimamente abbiamo attivato anche delle iniziative sia a livello per il lavoro e anche per l'accoglienza nelle case per le persone che usciranno, anche le nuove norme, le messe alla prova, insomma c'è molto fermento insieme intorno al mondo del carcere. Per chi comunque si trova ancora all'interno di queste mura, il palcoscenico è un modo per mettersi alla prova in vista anche di un ritorno nella società? Beh sì, certo, ma sono tutte, diciamo così, esperienze anche di normalità, non so come dire, che, di cui effettivamente così un carcere ha un estremo bisogno, ma tutti noi abbiamo bisogno, ecco, e quindi riuscire a fare cose sempre... Certo, la vita in un carcere ha un che di anormale, no? Quindi per chi l'ha visitato, insomma, mi è capitato più volte, così, la non libertà, gli orari, insomma, ci sono tante cose che effettivamente generano così un disagio, potrebbero generare un disagio. Invece tutto ciò che invece richiama una vita normale penso che sia un gran bene e sia motivo di speranza anche per il futuro. Insomma.